Verso il Green Pass a tutti i lavoratori, in settimana via libera del CDM per gli statali, poi toccherà ai privati. Il ministro Giorgetti detta la nuova linea alla Lega. L'export torna a crescere, previsto il recupero dei livelli pre-crisi già per fine anno, con un più 11,3%, stimata a una crescita del 5,4% nel 2022. Nuovi collegamenti nelle Baleari di Transmet GLE, la compagnia spagnola del gruppo Grimaldi. Dal 20 settembre il Volcan del Teide sulla tratta Barcellona-Minorca-Maiorca. Lievita il prezzo del petrolio, il Brent a novembre è trattato sopra i 74 dollari e il WTI a ottobre sui 71 dollari al barile. Impennata delle bollette energetiche, attesi rincari del 40% per l'elettricità e del 30% del gas. Governo al lavoro per limare l'impatto su imprese e famiglie.